Verso le amministrative, Elena Boldrini è la candidata a sindaco di Siena per il Movimento 5 Stelle. Fondazione Quali Vita, educazione e cultura dell'alimentazione contro il cibo sintetico. Consorzio Agrario di Siena, la nuova vita dentro al Consorzio Agrario d'Italia con il messaggio «Ricominciamo ad amare il nostro territorio». Per lo sport e il calcio a CR Siena, tra il deferimento e la questione stadio, i bianconeri preparano la partita contro la Fermana. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91. Apriamo con la politica. Scende in campo il Movimento 5 Stelle per la corsa a sindaco di Siena. È arrivato il via libera dagli organi centrali del Movimento. Elena Boldrini sarà la candidata pentastellata ed è l'ottava a partecipare alla competizione elettorale del 14 e 15 maggio. Lorenzo Agnelli. Colpo di scena nella corsa alle amministrative di Siena, a due settimane dal termine ultimo per la consegna in tribunale dei documenti per le candidature, il Movimento 5 Stelle presenta la sua aspirante alla sedia più ambita di Palazzo Pubblico. Si tratta di Elena Boldrini, ex consigliera comunale di Sovicille, che fa salire a 8 il numero dei contendenti in campo per questa tornata elettorale del 14 e 15 maggio. La richiesta di candidatura era stata inviata a Roma già da settimane, per cui si cominciava a temere il ripetersi di ciò che successe nel 2018, quando non fu certificata la candidatura di Luca Furiozzi direttamente dall'organo politico di allora. Invece adesso, sepolto ogni spettro del passato, con Giuseppe Conte è un'altra storia e lo sarà anche per Siena. A sostenerlo è Bonella Martinozzi, coordinatrice provinciale dei Pentastellati. Quello che è successo 5 anni fa è successo 5 anni fa, ora non ci sono più le persone che c'erano 5 anni fa, abbiamo preso una strada diversa con il presidente Conte, che senz'altro ci rappresenta appieno. Se finora a partire di rincorsa era Nicoletta Fabio, candidata della centrodestra perché ultima presentata in ordine di tempo, adesso è la grillina Elena Boldrini a prendere il suo posto. Una condizione che non preoccupa il Movimento 5 Stelle locale, perché sembra essere tutto pronto, lista compresa. Abbiamo già una lista, abbiamo già i candidati, è già tutto pronto. Quindi aspettiamo solo il secondo step, che sarà a brevissimo, perché oltre che certificare il sindaco, naturalmente ha certificato anche la lista. Non faccio nessun nome, posso dire che no, Migliorino non c'è nella lista. L'obiettivo è vincere e governare Siena, ma visto il trend nazionale, intanto l'importante è riuscire ad ottenere qualche scranno in consiglio comunale. Di un eventuale ballottaggio ancora è presto a parlarne, porte chiuse a nessuno, ma prima serve valutare e leggere i programmi degli altri candidati. Prima di tutto noi, come tutti, puntiamo a vincere, perché credo che ogni forza politica che va alle amministrative punta a vincere. Senz'altro poi prendere dei consiglieri comunali nel comune di Siena. Aspettiamo anche di vedere naturalmente i programmi di tutti gli altri candidati. Da lì potremmo poi decidere, anche perché per noi la cosa più importante sono proprio i programmi e quello che una forza politica vuol fare nella propria città. Cambiamo argomento. Lo spettro dell'arrivo di cibo sintetico sulle tavole italiane si combatte con l'educazione e la cultura dell'alimentazione. A dirlo Mauro Rosati, direttore della Fondazione Quali Vita. Lo ha intervistato per noi Viola Carignani. L'Italia dice no al cibo sintetico e alla farina ricavata dagli insetti. Il primo paese europeo a dare un segnale forte sulla tutela della cultura legata al cibo e dei consumatori. Il problema che si pone per l'intero pianeta è quello della mancanza di cibo e di acqua. Ecco perché la ricerca scientifica è al lavoro per creare qualcosa di alternativo a quello tradizionale. Scenari che sembrano apocalittici, ma che potrebbero verificarsi nel giro di qualche decennio. In alternativa ci sono le buone pratiche agricole e produttive, che potrebbero però non essere sufficienti per sfamare l'intera popolazione mondiale. Da Siena si leva la voce anche della Fondazione Quali Vita, che da anni lavora per tutelare e far conoscere la qualità dei prodotti tricolori anche all'estero. Penso importante per combattere quello che può essere una deriva sia scientifica, che non è allineata a quelle che sono le nostre visioni, ma anche una deriva nostra personale, ci sia bisogno di più educazione. Poi il consumatore, come dire,
vince sempre perché sceglie lui, ma con un consumatore così io credo che se facciamo cibo sintetico o cavallette, fra 5 anni siamo tutti a mangiare cibo sintetico e cavallette, perché poi non abbiamo le basi per poter decidere, conoscere e fare scelte diverse. Il rischio è che il cibo di qualità in un futuro sia riservato solo a chi può permetterselo. Impensabile immaginarsi l'Italia senza le sue cose da mangiare, la sua cultura, la sua tradizione. La questione non è tanto comunicazione, ma educazione e consapevolezza di ciò che si mangia. Ma a chi spetta il compito di questa educazione? Quindi il tema è che lo Stato si deve far carico di crescere una società più formata, perché le sfide che ci abbiamo davanti con la tecnica che ormai ha spazzato via anche l'economia, quindi l'innovazione, tutto quello che vediamo comanda rispetto anche all'economia, la politica non dice più niente, la politica dovrebbe avere il coraggio di decidere certe cose, decidere certe cose significa a mio avviso dare una educazione e un'istruzione alle nuove generazioni per poter avere le basi su cui fare scelte consapevoli. Ricominciamo ad amare e a valorizzare il nostro territorio. Parte da questo messaggio il nuovo percorso tracciato dal Consorzio Agrario di Siena Arezzo, che vuole tornare a essere una figura centrale per gli operatori agricoli del territorio. Lorenzo Agnelli. Ricominciamo ad amare e valorizzare il nostro territorio e rafforziamo il rapporto tra produttori e consumatori locali. Da questa tesi rinasce il nuovo corso del Consorzio Agrario Siena Arezzo. Una ripartenza a pieno ritmo dopo alcuni anni difficili, culminati lo scorso anno quando i vertici del consorzio hanno deciso di aderire alla rete dei consorzi agrari d'Italia. Un processo di integrazione definitivo che ormai sembra vedere il termine e che pare possa concludersi entro la prima metà del 2023. Noi oggi siamo qui anche per dare una dimostrazione di importanza e di presenza nei confronti del mondo CAI, della bellissima realtà che Siena può portare all'interno di questo progetto nazionale. Nello specifico parliamo delle nostre eccellenze agroalimentari. Siena e Arezzo esprimono delle eccellenze che vanno dall'olio al vino, alla zootecnia, ai cereali, e grazie anche alla nostra attività di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei nostri produttori agricoli ci candidiamo a portare questa esperienza in tutto il territorio nazionale. Una nuova fase che vuole ripartire dal basso, recuperare il contatto con gli operatori, la comunità e il territorio. La volontà della nuova riorganizzazione è quella di aprirsi ancora di più, fare rete con gli enti e le istituzioni locali per intraprendere un percorso di sviluppo anche grazie ai positivi dati del bilancio 2022 che confermano un fatturato da 110 milioni di euro, un EBITDA che supera i 2,3 milioni di euro, con un risultato dopo le imposte vicino all'equilibrio economico. Dati rafforzati anche dai numeri dell'intera struttura che conta 30 agenzie dirette, 12 negozi di alimentari, 85 dipendenti, oltre 40 agenti e un indotto complessivo di 200 persone su tutto il territorio delle province di Siena ed Arezzo. Il consorzio agrario è un elemento importante secondo me per Siena e per i territori di Siena ed Arezzo, rappresenta l'agroalimentare, è uno scrigno di eccellenze con garanzie di qualità, di tracciabilità e di etica nei confronti anche dei produttori e dei clienti. Credo che il consorzio agrario si possa rappresentare anche nel territorio nazionale come modello di sviluppo della filiera corta di qualità. Adesso parliamo di un progetto formativo che affronta i temi della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e della legalità, sviluppati attraverso le chiavi del cibo e dell'agricoltura sostenibile. Si intitola Lo sviluppo sostenibile e l'educazione ambientale ed è il nuovo progetto di Coldiretti Siena. Filippo Meiattini. Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare. È questo il titolo della nuova iniziativa di Coldiretti rivolta alle scuole. Un progetto formativo che affronta i temi della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e della legalità sviluppati attraverso le chiavi del cibo e dell'agricoltura sostenibile. L'obiettivo di questo progetto è quello di proporre modelli positivi di comportamento nella tutela di diritti e di esercizio di cittadinanza attiva, sviluppando un'etica della responsabilità. I bambini parteciperanno ai laboratori
territori denominati Ortolandia e la vita di campagna, che consentono di approfondire i concetti legati all'origine del cibo, ai cicli naturali, alla stagionalità delle produzioni, ai tempi e gli impegni del lavoro agricolo, alla biodiversità e allo spreco alimentare. Oltre ai laboratori, sono previsti anche degli incontri tematici di approfondimento, destinati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I più piccoli avranno invece la possibilità di compiere dei percorsi utilizzando del materiale interattivo sotto forma di cartoni animati. Tutte le scuole avranno poi la possibilità di visitare le fattorie didattiche, aziende agricole, mercati di campagna amica ed altri siti di interesse specifico che possono accogliere la visita delle scuole interessate. All'Università per Stranieri di Siena la 2 giorni di laboratorio sui multiculturalismi dal titolo Homing Ritrovarsi, un approfondimento che ha coinvolto molte personalità del mondo letterario internazionale, curato dalla professoressa Tiziana De Rogatis. Lorenzo Agnelli. Si chiama Homing Ritrovarsi, il laboratorio organizzato dall'Università per Stranieri di Siena, curato dalla docente di letterature comparate Tiziana De Rogatis e dal rettore Tommaso Montanari. Un incontro tra studenti e personalità legate al mondo del multiculturalismo che pone al centro dello studio la parola homing, la capacità sviluppata in certi animali di fare ritorno ai luoghi familiari, sviluppando il significato tradizionale della parola per definire il ritrovarsi, il fare casa al di là del luogo di origine. Nei mondi multiculturali si parla di homing quando ci si ritrova, si fa casa, si fa appartenenza al di là della radice originaria che per qualche ragione legata alle migrazioni anche intergenerazionali è stata perduta. Quindi la nostra idea di multiculturalismo è l'idea di un'appartenenza inclusiva nella quale cioè ha senso sia la storia, il passato, le tradizioni, sia il nuovo, l'imprevisto, la trasformazione, la metà. In questo senso un ruolo centrale svolto dalle seconde generazioni e per questa ragione abbiamo l'onore di aprire Homing proprio con 2 grandi scrittrici della seconda generazione. La prima è Giunpa Lahiri, nostra laureata honoris causa nel 2015, grande scrittrice premio Pulitzer nel mondo anglofono, e Hijab Ashego, la figura più rappresentativa del percorso del translinguismo italiano originario, una storia legata alla Somalia ma anche all'eredità italiana coloniale, alle sue gravi responsabilità storiche. Casa è un concetto complesso, perché casa può essere tante cose, può essere la lingua, può essere il nostro corpo, può essere una casa reale, una città, o può essere la nostra identità in bilico, come nel mio caso. Io sono di origine somala, sono romana, romanista anche perché tifo la Roma, e in realtà tutte queste identità creano il mio senso di casa, il mio senso di home. Lo scopo di questo laboratorio è quello di fondere insieme concetti come l'origine e l'inedito, condizioni che rappresentano un valore aggiunto per una comunità plurale che ha difficoltà ad essere riconosciuta nel nostro paese. Infatti è attesa da troppo tempo una riforma della cittadinanza che introduca nel nostro ordinamento lo ius soli o lo ius culture. Per noi l'istanza per esempio di una cittadinanza a chi fa un tratto di scuola in Italia al di là, ben al di là dello ius sanguinis, ma appunto in favore delle scuole, sarebbe per noi, per l'Università per Stranieri, una posizione fondamentale di civiltà. Nuovo appuntamento con le Agorà dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Protagonista il libro Ti presento Siena di Maura Martellucci e Simona Merlo, dedicato ai piccoli pazienti ricoverati. Filippo Megliattini. Il libro Ti presento Siena fa tappa nel Dipartimento della Donna e dei Bambini per l'appuntamento di Agorà dell'azienda ospedaliero universitaria senese. L'evento si è svolto nella sala cinema della pediatria e ha visto la partecipazione delle autrici del libro, Maura Martellucci e Simona Merlo, che hanno presentato ai piccoli pazienti ricoverati la loro opera, in cui Siena viene raccontata e illustrata tra storie vere e racconti mitici. Ti presento Siena nasce dalla Pacini Editore, che ha fatto una collana dedicata ai bambini, prima hanno fatto una collana per gli adulti, che raccontano le storie delle varie città toscane, poi forse si allargheranno, quindi è già stata fatta per i bambini Ti presento Firenze e adesso hanno chiesto a me, a Simona Merlo, è uscito a Natale, di fare Ti presento Siena, con le illustrazioni di Sara Franci, perché essendo un libro per bambini poi non è importante solo ciò che si racconta ma anche
un'illustrazione che faccia, specialmente per i più piccoli, ma piace anche ai più grandi, vedere chiaramente l'immagine di ciò che è stato raccontato. È stato uno dei libri più richiesti e venduti, e questo insomma ci fa piacere, perché evidentemente è piaciuto sia ai grandi che ai piccoli, proprio per grazie anche alle illustrazioni molto colorate di Sara Franci, che è bravissima, ha illustrato anche altri libri per la Pacini Editore. Presente all'evento anche il direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria senese, Antonio Barretta. Un libro dedicato ai bambini, con delle storie di Siena, però fatto per i bambini. Insomma, l'idea mi sembrava fosse abbastanza lineare e semplice, quello di creare un'occasione, anche un momento di svago per i più piccoli che sono qui da noi ricoverati. Spostiamo sulla Miata, l'inverno è ormai alle spalle, con esso è terminata la stagione sciistica. Francesco Contorni di Fisi Toscana ci parla dell'annata appena trascorsa sul Monte Amiata. Filippo Meiattini. La primavera è ormai arrivata ed è tempo di bilanci per gli impianti sciistici, tra questi anche quello del Monte Amiata. La stagione è partita in ritardo, ma l'alta concentrazione di persone che hanno deciso di passare qualche giorno in vetta quando c'era molta neve ha permesso agli impianti di vivere una stagione soddisfacente. Una stagione iniziata non bene, perché purtroppo le alte temperature e la scarsità di neve non ha permesso di fare le vacanze natalizie. Siamo partiti intorno alla metà di gennaio, un po' come tutte le stazioni in Italia. Questo è stato il grosso dilemma, il grosso problema per tutte le stazioni sciistiche dell'Appennino in questo 2023. Però la stagione si è ripresa con dei buoni risultati, con delle discrete frequenze. È stato fatto un lavoro abbastanza buono da parte delle società degli impianti, che hanno garantito una sciabilità molto molto buona. Ma l'anno scorso, due anni fa purtroppo c'era il Covid e non c'era niente. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione più lunga, più nel tempo, più diluita nel tempo, però più o meno i numeri alla fine sono risultati abbastanza buoni quest'anno come l'anno scorso. La montagna però non vive solo d'inverno e sono tante le iniziative che anche in questi mesi animeranno le giornate sulla Miata. Sulla Miata l'estate sta andando molto 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 bene. L'estate è una stagione che con i caldi e con le temperature che ci sono sta dando una mano alle stazioni in montagna, e soprattutto è integrale, perché nell'autunno e nella primavera viene fatto delle manifestazioni e delle situazioni molto interessanti. Dopo due anni dall'introduzione, tempo di bilanci per la centrale 112 della Toscana, che gestisce il numero unico per le emergenze. L'occasione è stata sfruttata anche per raccontare qual è stata l'evoluzione del servizio. Chiara Valentini. Anche la Toscana della centrale 112, il numero unico per le emergenze, non solo sanitarie, si racconta al terzo congresso nazionale per l'emergenza urgenza in corso fino a sabato a Firenze. Nata nel dicembre 2020, la centrale del NUE ha smistato 4 milioni e mezzo di chiamate, con un tempo di attesa al telefono di 3 secondi e mezzo, dirottando gli utenti verso l'emergenza sanitaria, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco o la capitaneria di porto. La centrale ha garantito anche un effetto filtro durante le quattro ondate di Covid-19 o quando più scosse sismiche si susseguirono nella provincia fiorentina, oppure durante l'ondata di maltempo che si abbatté sulla Toscana il 18 agosto 2022. Non sembrano però migliorati gli accessi al pronto soccorso, con un ingolfamento che ha messo i medici sul piede di guerra per le condizioni di lavoro insostenibili. Il problema della carenza dei professionisti sanitari è un problema nazionale. Io da medico
ovviamente è un qualcosa che vedo, siamo effettivamente pochi, siamo sempre meno quelli innamorati dell'emergenza. Io dico sempre questo: chi chiama l'emergenza la ama per tutta la vita, chi è costretto a farlo è una gabbia. È sufficiente una telefonata per capire quando indirizzare un paziente al pronto soccorso? È la reale mission del numero unico dell'emergenza, cioè capire se dietro al telefono c'è una persona che abbia un'emergenza o meno, quindi macroscopicamente se è una persona da affidare al servizio 118 pronto soccorso, oppure a un servizio di continuità assistenziale, oppure a semplicemente un'informazione telefonica. Lo si fa con personale molto formato, personale che deve avere un'unica voce, come dico sempre io, ovvero chi risponde, chi chiama noi non deve avere diciamo così la percezione di parlare con un soggetto, ma parla con una struttura e tutta la struttura ha la stessa voce. Per far questo evidentemente ci vuole una formazione importante, un'alta professionalità dei nostri operatori. Ci spostiamo in Valdelsa, il docente Ugo Mattei, giurista e noto Novax, non ha potuto tenere una conferenza al liceo Volta di Colle Valdelsa dopo il no del consiglio d'istituto. La questione è diventata politica. Simone Demianturi. È scoppiata una polemica feroce per il caso del docente Ugo Mattei, rimbalzato al liceo Volta di Colle Valdelsa, all'interno del quale doveva tenere una lezione che non si è tenuta, ma è stata rimandata, riferiscono gli organi scolastici del Volta. Ugo Mattei, noto nel 2011 per aver promosso il referendum contro la privatizzazione dei servizi idrici e negli ultimi tempi per aver preso posizioni incrollabili contro il Green Pass e contro il vaccino per il Covid-19. Il professore, nato a Torino nel 1961, denuncia a parole forti sui social il mancato appuntamento e ha parlato ad alcuni studenti all'esterno del liceo Volta. Ugo Mattei in precedenza era a Siena per un altro convegno, gli era stata data l'occasione di venire a parlare anche a Colle, ma il consiglio d'istituto ha deciso di posticipare l'iniziativa. La posizione della scuola è quella di non fare ulteriori commenti, mentre sul caso è intervenuta la politica locale. In difesa di Mattei si è schierato il circolo Fratelli d'Italia di Colle, chiedendo le scuse del sindaco Donati per la situazione venutasi a creare. Il sindaco, invece, riteneva l'eventuale presenza di Mattei all'interno dell'istituto totalmente fuori luogo e prende le difese della scuola. Per Donati, le tesi Novax, invocate con presunti diritti costituzionali, andrebbero rubricate nelle logiche complottiste alla stregua del terrapiattismo, e la divulgazione di teorie ascientifiche in una scuola senza possibilità di contraddittorio non va bene. Prende il via il nuovo percorso di valorizzazione di San Gimignano, un progetto per far crescere l'attrattività della città e del suo territorio, in cui saranno messe in campo nuove strategie di marketing e comunicazione per potenziare la percezione, già positiva, di cui gode San Gimignano a livello mondiale. Accrescere la competitività del sistema turistico, rafforzare il posizionamento e l'attrattività della destinazione. Questi gli obiettivi del nuovo progetto legato al turismo per San Gimignano, in coerenza con la visione del piano di gestione dell'UNESCO, di cui la Città delle Torri fa parte. San Gimignano, con gli occhi della città, guarda, racconta e rispetta il patrimonio dell'umanità. E questo è il titolo che abbiamo dato al progetto presentato al Ministero del Turismo e che ha ricevuto un importante contributo proprio per creare una narrazione della nostra città partendo dal centro storico che è sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO fin dal 1990, ma andando a fare una narrazione che valorizzi la campagna, che valorizzi i territori limitrofi, ma soprattutto che valorizzi la nostra comunità.
comunità. La comunità sarà narrata, ma sarà la stessa comunità e gli operatori che insieme a noi produrranno i contenuti da valorizzare, anche nuovi itinerari di visita. E quindi andiamo avanti con la coprogettazione, siamo alle porte dell'inizio della stagione, ma già adesso ci sono importanti presenze nel nostro territorio e sappiamo che l'unione fa la forza, ma che abbiamo bisogno di contenuti nuovi da immaginare insieme, proprio per trasmettere l'unicità della nostra amata San Gimignano. L'ANFAS nazionale ha spento 65 candeline, così la sezione dell'Alta Valdelsa ha voluto festeggiare la ricorrenza in palestra giocando a pallacanestro insieme al Poggibonsi Basket, una serata all'insegna dello sport e dell'inclusione. Il 65esimo compleanno di ANFAS nazionale è stato festeggiato dal gruppo dell'Alta Valdelsa alla palestra del San Rocchi di Poggibonsi. È stata una bella serata all'insegna dello sport, del divertimento e dell'inclusione. È stata una giornata di vera inclusione perché, come ho detto ai ragazzi di Poggibonsi Basket, si sono rivelati dei giovani talentuosi nel giocare, ma soprattutto nell'accogliere i nostri ragazzi, perché non hanno visto dei ragazzi con difficoltà varie, ma solo con ragazzi che non sanno giocare a basket. Quindi li hanno avvicinati come coetanei, come amici. È veramente stata una manifestazione di inclusione vera e propria. Tanti, tanti complimenti ai ragazzi e alla società. Di fatto c'è la volontà di continuare questa stretta collaborazione tra l'associazione e il Poggibonsi Basket. Lo sport, d'altronde, è fondamentale. È assolutamente fondamentale perché per i nostri ragazzi fare delle attività comunque sia sportive che di socializzazione è fondamentale per la loro crescita emotiva e fisica. Quindi mi auguro e sono sicura che questa collaborazione con il Poggibonsi Basket vada avanti, anzi diventi un appuntamento fisso e un appuntamento da portare avanti finché ce la faremo tutti quanti. E chiudiamo con lo sport. Il Siena Calcio, malgrado tutte le vicende extracampo, sta preparando la partita contro la Fermana di sabato. Il finale di stagione sarà particolarmente difficile per i bianconeri. Filippo Meiattini. Un finale di stagione con la tensione alle stelle. È questo quello che si appresta a vivere il Siena Calcio. Il comune di Siena ha già avviato la procedura che porterà alla revoca della concessione d'uso dello stadio Artemio Franchi e il procuratore federale ha ormai messo gli occhi sulla società bianconera. La tempesta perfetta si sta quindi per abbattere su Montanari e in tutto questo c'è una stagione da terminare. La squadra per tutto l'anno ha dovuto convivere con una situazione di instabilità e in questo finale di campionato sarà necessario un ulteriore sforzo. La prima delle ultime quattro fatiche sarà sabato 1 aprile contro la Fermana. Pagliuca potrà contare su una rosa quasi al completo, anche se in questi ultimi giorni di preparazione sarà necessario capire quali sono le condizioni di Frediani, che oggi è tornato parzialmente in gruppo, sostenendo una buona parte di allenamento. Per quanto riguarda gli assenti, De Paoli continua a lavorare a parte e Petrelli è rimasto a riposo. Tutti gli altri dovrebbero essere a disposizione per tentare di regalare ai tifosi una gioia sul campo, dato che le vicende fuori dal rettangolo di gioco sono a dir poco allarmanti. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e alle 21.30 vi riproponiamo la prima puntata dell'Altra Faccia, condotta da Cristian Lamorte, il nostro nuovo format dedicato ai candidati sindaco. Alle 22.45 il meglio del palio d'inverno, alle 23.30 circa la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.